Era un'amica vera. Simona Branchetti scoppia in lacrime in diretta a Pomeriggio 5. Non è riuscita a trattenere le lacrime la conduttrice della sezione news nel noto programma pomeridiano dell'ammiraglia Mediaset. La giornalista è crollata durante la diretta di ieri, venerdì 2 agosto, mentre annunciava al pubblico una notizia che l'ha coinvolta emotivamente dal momento che riguardava una persona a lei molto cara. Simona Branchetti in lacrime a Pomeriggio 5, ieri, venerdì 2 agosto, la conduttrice Simona Branchetti si è collegata dallo studio di Pomeriggio 5 News, su Canale 5, per i quotidiani approfondimenti di cronaca e attualità. Proprio mentre annunciava una delle notizie della giornata, la giornalista si è lasciata prendere dall'emozione parlando di una persona cara scomparsa qualche mese fa. Branchetti ha infatti ricordato la collega, Carlotta Dessì, venuta a mancare il 6 di febbraio del 2024. Il ricordo di Carlotta Dessì. La notizia riportata dalla conduttrice di Pomeriggio 5 News faceva riferimento alla decisione del paese di origine della giornalista Dessì di dedicarle una piazza. Il paese di Gergei, in Sardegna, rende onore a Carlotta Dessì, la nostra collega, giornalista che ha lavorato con me per tanto tempo, al TG5, a Morning News, Pomeriggio 5, che avrebbe voluto fare ora con noi. Le hanno dedicato una piazza, il prefetto della provincia di Nuoro ha autorizzato l'intitolazione di una piazza che si chiamerà Piazza Carlotta Dessì. Pronunciando queste parole, Simona Branchetti è apparsa visibilmente commossa e in difficoltà a proseguire per l'emozione fino poi al crollo. Pomeriggio 5, Simona Branchetti crolla al ricordo di Carlotta Dessì. Noi la ricordiamo con grande affetto, ha dichiarato la conduttrice Simona Branchetti, lasciandosi andare all'emozione per il ricordo di Carlotta Dessì. Dopo un momento di pausa, in cui hanno continuato a scorrere le immagini in omaggio alla collega, la conduttrice si è rivolta nuovamente agli ospiti in studio e ai telespettatori di Pomeriggio 5. Scusatemi, ma Carlotta era un'amica vera, ha detto Branchetti con la voce rotta mentre gli ospiti dello studio le facevano forza. Nei commenti sotto al video ci sono tanti utenti che hanno rimarcato la grande professionalità di Simona Branchetti e apprezzamenti sulla sua abilità di mostrare anche un lato umano e più vulnerabile. In tanti si sono poi uniti al ricordo di Carlotta Dessì.